questa città aveva una carta che non si era ancora giocata fino in fondo. L'educazione dei giovani, l'educazione che le scuole, che docenti e studenti fanno sul territorio e del territorio. E ASI ha fatto un bellissimo lavoro attraverso Educambiente per coinvolgere quanto più possibile le scuole delle cosiddette periferie. Dico cosiddette perché si è periferici soltanto se ci si sente tali. Hanno lavorato molto, si sono impegnati nella coscienza ambientale, nella coscienza di come si fa una differenziata, di quali siano i rischi di una cattiva gestione del rifiuto, fino ad arrivare ad oggi, alla giornata di oggi, qui c'è uno spettacolo interamente realizzato da studenti, da bambini e da genitori. Al Teatro Augusteo è andato in scena questa mattina Dalla terra dei fuochi alla terra dei sogni, uno spettacolo che rientra nel progetto di Educambiente realizzato dai bambini dell'Istituto Aganur Marconi e da un gruppo di mamme, dove la scena è un cortile scolastico in cui le nuove generazioni sensibilizzano gli spettatori sul tema della salvaguardia ambientale e delle conseguenze alimentari e di salute che ne derivano. Qui non ci sono due città, c'è una sola città ed è qui oggi tutti insieme assisteremo a quello che noi vi chiediamo. Dateci una mano a fare bene il nostro lavoro. È una straordinaria iniziativa, merito di Asia, di Raffaele del Giudice, di tutta la squadra, dei ragazzi, delle insegnanti, delle famiglie. Nasce da questo esempio bellissimo dell'Aganor Marconi, di questo progetto, ma oggi sono tutte, tantissime scuole, in realtà la richiestano tantissime, c'erano oltre 1000 bambini. Un'iniziativa forte nella convinzione che i ragazzi stanno molto avanti a dire basta terra dei fuochi, ma un ritorno sempre di più a un territorio felice e anche la dimostrazione che Napoli può essere oggi protagonista di una prima linea per un ambiente diverso a chi per anni ha fatto scempio del nostro territorio con discariche abusive, con sversamento di rifiuti illeciti. Oggi siamo molto avanti come città e quindi c'è anche una prova di compattezza, di squadra tra istituzioni e cittadini. Veramente un bel messaggio.